Una sala aggremita per rinnovare la tradizione del conferimento della Toga d'Oro agli avvocati che hanno raggiunto i 40 anni di iscrizione all'albo professionale. 30 erano i professionisti che hanno ricevuto l'onorificenza dall'Ordine degli Avvocati di Pesaro, un appuntamento importante che non segna il pensionamento, ma piuttosto la volontà di questi professionisti di continuare ad esercitare l'attività. È una tradizione che noi rinnoviamo periodicamente, l'ultima volta l'abbiamo fatto 8-10 anni fa, e praticamente è una valorizzazione delle tradizioni, del fatto che un collega dopo 40 anni ha svolto l'attività con professionalità e competenza e non ha subito nessun procedimento disciplinare, quindi è un collega meritevole e comunque può essere anche un esempio nei confronti delle nuove generazioni. Una cerimonia di rilievo svoltasi mercoledì pomeriggio all'Hotel Baia Flaminia di Pesaro che testimonia l'importanza e il valore dell'Ordine degli Avvocati. Per noi è estremamente importante considerare che l'Ordine, nella funzione nostra, è un ordine anche a difesa dei cittadini, tutela l'indipendenza, la libertà, non ha una visione corporativa come magari ci raffigurano, ecco, questo volevo dire. Poi una riflessione sull'essere avvocato, un ruolo, un mestiere, dice il presidente Pardi, notevolmente cambiato nel corso degli anni. È cambiato tantissimo, tra l'altro la società è cambiata tanto, ma non si può neanche pensare che l'avvocato sia solo il difensore imputato, può essere benissimo anche difensore persona offesa. Voi avete visto quanti episodi di maltrattamento, di violenza femminile si verificano. I colleghi hanno una serie di attività, dalla consulenza, ma anche una serie di impegni che sono variati tantissimo, anche con l'informatica, con tutte le nuove problematiche che sono nate. Alla cerimonia presente il prefetto di Pesaro Urbino, Emanuela Saveria Greco. Per me è un grande onore essere qui perché io sono anche avvocato, per cui ho esercitato la professione, mi sento vicino a loro, so quanto impegno e quanta difficoltà, quanti problemi devono superare gli avvocati, e so come c'è una ricerca continua della verità e uno studio approfondito, quindi ci tenevo in modo particolare ad essere qui. Mi complimento con tutti i premiati, perché 40 anni di attività sono sicuramente un bellissimo traguardo e comunque ancora loro esercitano, quindi con passione e con sentimenti anche di profondo amore verso questa professione.